Giugno 1944. Le truppe alleate arrivano a Roma. Si narra che fu allora che nacque uno dei piatti più amati al mondo. La pasta alla carbonara. Ma si tratta di leggenda o storia? E chi la creò? E com'era fatta? L'origine degli spaghetti alla carbonara è controversa quanto la preparazione del piatto stesso, ma un racconto specifico spicca sugli altri. La storia è questa. Le truppe americane erano ansiose di un pasto caldo e sostanzioso, che potesse non solo sfamare, ma tirare su il morale. Fu in questo contesto che un cuoco italiano venne incaricato di creare qualcosa di ricco con quanto a disposizione, per realizzare un piatto che venne poi conosciuto come carbonara. In questo video approfondiremo questo racconto e separeremo il mito dalla realtà. Quindi ricreeremo la ricetta storica usando come riferimento le memorie dello stesso cuoco che rivendicò la paternità della carbonara. Questo chef era Renato Gualandi. Renato Gualandi era un giovane cuoco italiano durante la Seconda Guerra Mondiale. In tarda età scrisse un libro attribuendo a se stesso la creazione della carbonara. In esso afferma che fu incaricato di creare un piatto impressionante per le truppe alleate con gli ingredienti che potesse racimolare. Ma cosa diceva di aver usato Gualandi nella sua prima ricetta della carbonara? Renato disse che la sua carbonara era composta quasi interamente da ingredienti per razioni militari. Formaggio fuso, tuorli liofilizzati, anch'essi in polvere, panna o latte in polvere, e pancetta americana o bacon, molto probabilmente precotta. A questi ingredienti poi aggiunse il burro il pepe nero ed ovviamente la pasta. Mescolo tutto con una crema di latte, crema di formaggio e finisco con una spolverata di pepe nero. Ma cosa c'era dentro una razione della Seconda Guerra Mondiale? Le razioni erano semplicemente pasti giornalieri per le truppe. Ce n'erano di molti tipi, battezzati A, B, C, 5-in-1, ma le storie sull'origine della carbonara fanno specifico riferimento alla razione K. Le razioni K erano tra le più pratiche ed odiate dai soldati americani. Contenevano esclusivamente cibo precotto e preconfezionato. Non richiedevano refrigerazione, erano perfette per truppe in movimento. Le K-rations venivano in unità di colazione, pranzo e cena. C'era un po' di tutto dentro, biscotti, gomme da masticare, caffè istantaneo. E gli entrée contenevano prosciutto cotto a pezzetti e uova in scatola, una lattina di formaggio fuso con o senza pancetta precotta a pezzettini ed una lattina di bocconcini di maiale altamente processato. Pensate al manzotin, tanto per dire. E allora vedi in tutto ciò qualcosa che potesse assomigliare alla descrizione del Gualandi? O men che meno la moderna carbonara? L'unica cosa che Gualandi avrebbe potuto utilizzare sarebbe stato il formaggio fuso in scatola. Ed infatti lo stesso Renato dice di aver usato il formaggio fuso delle razioni per creare la sua carbonara. Ma allora dov'è la pancetta americana? Il bacon? L'unica razioni che avrebbero potuto contenere le strisce di bacon sarebbero state la 5-in-1 e la B. Ed in tal caso il bacon sarebbe stato precotto. Renato ha anche detto di aver usato uova in polvere liofilizzate nella sua ricetta della carbonara. E questo sarebbe storicamente accurato. Le uova in polvere erano abbondanti nei campi della Seconda Guerra Mondiale, perché facili da trasportare e da preparare. Per il resto degli ingredienti della carbonara di Renato, panna, burro o pasta, si parlerebbe probabilmente di razioni A. Le uniche razioni che contenessero ingredienti freschi di provenienza locale.
Pecorino e guanciale. I capisaldi di una carbonara classica. Scusate ragazzi, ma Renato non li menziona e quindi non li utilizzeremo. Ma utilizzeremo il bacon, questo bel formaggio fuso, i tuorli. E poi panna, pensate, panna e burro. Abbiamo qui l'incubo degli italiani per quello che riguarda la carbonara e invece l'amore e la gioia per gli americani che la fanno solitamente con questi ingredienti qui. Ed ovviamente il pepe e la pasta. Ed iniziamo con il bacon. Abbiamo visto che verosimilmente quello che utilizzò era precotto e sgocciolato. Allora noi lo cuociamo e poi rimuoviamo il grasso. Eh già, il grasso. In effetti, storicamente ha senso che il bacon fosse precotto e sgocciolato. Non solo perché si conserva meglio e non richiede ovviamente la cottura, ma il grasso stesso veniva poi utilizzato negli Stati Uniti ai tempi per fare le bombe. Pensate, il governo americano aveva chiesto a tutti gli americani di donare il grasso di Fatto, cottura, dal quale si estraeva la glicerina indispensabile per creare esplosivi e bombe varie. guardate che bella doratura. L'idea che vi fosse il bacon a strisce e crudo a quei tempi in Italia è altamente improbabile, forse nel dopoguerra, ma non al tempo del racconto di Gualandi. Ed è forse per questo motivo che Gualandi decise poi di aggiungere il burro per sopperire alla mancanza di grasso dal bacon. Fatto, vedete? Non ci vuole molto a cuocerlo. Ora lo asciughiamo, così diventa croccante. E ahimè, butteremo via questo fondo di grasso. O meglio, lo doneremo anche noi. Comunque, questo bacon fa un profumo gradevole. Adesso cosa ci facciamo con questo bacon? Per simulare al meglio come Gualandi lo avrebbe utilizzato, lo facciamo a pezzettini ed una parte lo aggiungiamo direttamente al formaggio, per ricreare quel formaggio con il bacon della razione K. Ed il resto lo faremo rinvenire in padella con il burro. E allora procediamo come avrebbe proceduto lui ai tempi, senza fronzoli, con la velocità in mente. Dentro la pasta, il formaggio. Gualandi infatti disse che a conquistare i generali non fu tanto l'uovo nella pasta, ma il formaggio fuso, che conferì al piatto una cremosità unica. Usando le parole di Renato, rese il piatto bavoso. La crema. Guardate la bavosità di questo piatto. E questa sarà molto bavosa, questa pasta, molto bavosa. Il resto lo aggiungiamo alla fine per decorazione. Probabilmente Gualandi avrà aggiunto tutto insieme. Ed infine l'uovo, così, senza temperarlo, tutto dentro. Ok, a questo punto velocemente. Bene, la nostra pasta è pronta, mantecata veloce. E guardate qui. Ed infine l'aggiunta all'ultimo minuto del pepe nero, come vuole il nostro Renato. Vediamo come va. Ed il mappazzone bavoso è pronto. Generali, a tavola! Se magna. Un'altra spruzzatina di pepe. Il Gualandi. Ecco qui. Carbonara 1944. Assaggiamo. E che dire, è un piatto commovente. E guardate in effetti quanto siano cremosi. Ed ha tutto il diritto di essere chiamato carbonara, perché
per quanto non sia la carbonara che intendiamo oggigiorno. Forse Gualandi non sarà stato il padre della carbonara, ma come tutti noi ne ha fatto una sua versione, non solo. Fece di necessità virtù. E non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere nei commenti come fate la vostra carbonara storica.